Allora, qua ci sento. Kick. Sub. E atmosfera. Quindi il kick già so che è in 4/4. Ok, e via. Questo è il nostro kick. E questo te lo porti tutta la traccia e poi vai a toglierlo là dove non c'è o è filtrato, te lo filtri. Poi il sub so che è in levare. Al contrario, facciamo così. E questo è il mio sub. Se ci fosse un basso più articolato, vado a cercarmi le note del basso. Ok. Poi dopo farò vedere come fare questo discorso. Ok, qua c'è solo kick e sub. L'atmosfera anche semplicissimo. Questa è solo una nota fissa, lunga. E vai. Qua è entrato lo shaker. Perché farlo visivamente? Perché già visivamente comunque ti dà un'idea di quello che sta succedendo. Qua mettiamo in sedicesimo. Ma poi per il BPM e la chiave utilizzerai la stessa della traccia di movimento? Okay. Sì, sì. In questo lavoro qua sì, perché io sto copiando la traccia di riferimento. Ok, se la stai copiando sì, però nel caso invece poi vuoi fare di un'altra chiave, cioè puoi farlo. No? Lì dipende da... Sì, dipende, però anche lì, cioè, guarda che il feeling che ti dà la musica dipende tanto dalla chiave in cui la fai, eh? Quindi se tu vuoi raggiungere quel tipo di sonorità, anche come suona una traccia, ti consiglio di seguirla la key, perché cioè, conta tanto, poi non... sai, non arrivi lì, fai una cosa completamente diversa, ma perché la sua è così, perché la mia è così, perché le note, la relazione tra le note ti danno tutte delle sensazioni diverse, quindi se tu non usi le stesse note non avrai quel feeling nella tua traccia. Cambiano le frequenze. Ok, qua prima parte del synth. Stiamo sempre lavorando in maniera solo visiva, quindi quello che faccio è andare semplicemente a mettere le note nella posizione in cui sento che suonano, ok? Cioè qua tu lo fai volutamente senza neanche un operator che ti dà giusto magari un po' di... Sì, no, non voglio sentirli suoni, lo voglio fare solo visivamente. Lo voglio fare solo visivamente per capire l'architettura della traccia, le varie clip dove sono, quando un suono inizia, quando finisce, eccetera. Questo è un lavoro solo visivo all'inizio, ok? Senza pensare alle note, senza pensare a niente. È solo per avere lo scheletro della traccia, ok? Poi dopo ci arriviamo a fare quello.
Ma vedi, qua tu capisci tanto, perché dici, cacchio, a me mi piace questa traccia, ok, quanti suoni c'ha? Cioè, c'ha 4 canali, capito? Less is more. Un minuto e mezzo, capito? Sono 4 canali, quindi se tu qua, cioè, quello che sento nelle tracce, tu qua c'hai già 20 suoni, no? Sono 4 canali, lo vedi anche visivamente, capito? Come deve essere. Vedi anche ogni quanto entrano i suoni, guarda. Ogni 4. Poi ci sono 8 uguali, poi altri 8, perché questa è la famosa cosa dei loop da 4, da 8, da 16, dove si vanno a incastrare i vari suoni. Io quello l'ho imparato facendo così, facendo questo visivamente, perché poi una volta che tu hai tutto lo scheletro fatto, te lo studi, te lo analizzi, lo fai di 1, 2, 3, 4 tracce, vedi che ci sono dei temi ricorrenti, sì, in tutte. Allora capisci che lo devi fare anche tu quello. Ci ok? Sta. Sempre. Questo non c'è, qua c'è un altro. Però è molto basso di velocity, si sente il secondo. Qua c'è stato ad esempio un hit di un clap. Tutti i suoni vanno messi, gli effetti, va messo tutto, va messo. Quel clap con l'effetto andava scatti, è questo. Già lo sapevo che era live. Ok, questo si duplica di nuovo qua. Questo ti fa capire anche i pattern dei suoni, perché vedi, io avevo fatto un pattern così all'inizio, no? Sì. Pensavo che era da 8, invece non è da 8, perché poi qua si ripete di nuovo, quindi questo non mi serve, è da 4. 4 bar. Vedi? È esattamente la stessa posizione. E qua ritorna, qua c'è un nuovo ride e ritorna di nuovo questo clap qua. Guarda un po'. Quindi stesso suono introdotto nella prima pausa e poi usato per dare energia durante il groove.
white noise. Anche questa è una nota singola. Va tutto il groove. Qua ci sono. Bello, sta drop. Grazie. Però, vedi, la traccia è quasi fatta adesso, no? C'è quasi tutto. Sì, è vero. Visivamente, sì, hai messo un botto di roba, praticamente tutto. C'è quasi tutto. Adesso volevo far vedere un altro paio di cose, quindi mi fermo qua con questo lavoro. Però, cioè, mi sembra abbastanza chiaro il concetto, no? Del lavoro che va fatto all'inizio. E questa roba qua, fidatevi di me, se voi lo fate su 50-60 tracce che vi piacciono, dopo che l'avete fatto, avete una chiarezza di idee e avete, cioè, vedrete come le tracce vi vengono molto meglio, molto più velocemente.